inaugurata la nuova mostra del Museo Internazionale delle Ceramiche Superfici d'Autore, l'incontro tra il design internazionale e la ceramica industriale, dove le piastrelle in ceramica si trasformano da decoro artistico a vera e propria architettura. Fino al 9 ottobre saranno dunque esposti i lavori di quattro marchi noti dell'industria ceramica: Cedit, Ceramiche d'Italia del gruppo Florim, Lea Ceramiche, Mutina e Ceramica Sant'Agostino, che hanno scelto di investire nella produzione di alcune linee di superfici progettate da designer di importanza internazionale. La mostra è resa possibile grazie al contributo di SACMI in collaborazione con Confindustria Ceramica, Cersaie, Acimac e Tecnargilla. Abbiamo voluto allestire questa mostra in occasione di Cersaie e Tecnargilla, due eventi importantissimi, due fiere internazionali che riguardano proprio il prodotto industriale ceramico. L'idea di mettere insieme designer e artisti con grandi industrie e manifatture ceramiche non è nuova, data già Gio Conti nel secondo dopoguerra, che ha fatto un percorso straordinario, e ancora oggi invece si iniziano a intessere queste collaborazioni con realtà veramente straordinarie e innovative di grande ricerca, come si vede proprio in questa mostra. Si passa dalla piastrella storica 20x20 degli anni 60, perché c'è un percorso all'inizio dedicato alla collezione del museo, per arrivare invece ai grandissimi formati di 2 metri per 1,5 metri, con delle superfici sottilissime, e questa è la grande innovazione della ricerca del nostro comparto industriale, che è un'eccellenza che tutto il mondo ci invidia e che è sempre in divenire dal punto di vista della ricerca di nuove forme, di nuovi decori, di nuovi modi per abbellire la nostra vita attraverso appunto la casa, lo spazio che viviamo e il nostro stile di vita. Attivamente la collezione che presenta Ceramica Sant'Agostino è la collezione disegnata da Philip Stark, Flexible Architecture. Dal nome stesso parte nel quello che è anche il tema della mostra appunto di Mick, cioè la piastrella non più vista come un elemento decorativo, come una decorazione nel senso ampio del concetto di decoro, ma un'architettura stessa dedicata agli spazi, quindi a diventare la piastrella un'architettura per l'architettura. La rappresenta l'effettivo sviluppo ed evoluzione sia in ambito tecnologico che in ambito estetico di un prodotto come la piastrella. Quindi è partita con un elemento decorativo, un segno decorativo, e deve diventare a tutti gli effetti un elemento architettonico che va a vestire architetturalmente gli spazi. Florim vuole rilanciare Cedit Ceramiche d'Italia dopo l'importante stagione nella seconda metà del Novecento, che ha visto Cedit protagonista del design abbinato alla ceramica, con importanti nomi come Sozza, Fannuso, Scanarino, Mari, Pietro. Grazie agli importanti investimenti di Florim nella realizzazione delle grandi lastre, ora l'azienda può dare a nuovi artisti, nuovi autori, nuovi designer la possibilità di esprimere la loro creatività applicandola a tutto il muro, a tutta la parete, e non a singoli moduli che vanno a segmentare con la classica fuga quello che sono, diciamo, gli estremi tradizionali. Noi abbiamo pensato di trasmettere quello che è il concetto per noi importante in azienda, di legare la superficie ceramica a quello che è il mondo del design contemporaneo e dell'arte contemporanea. In particolare modo in questa sezione possiamo vedere collaborazioni con importanti designer che sono in questo caso sono i fratelli Burlek, abbiamo una parte dedicata a Patrizio Chiola, che crediamo che abbiano tutti nel loro lavoro dato un contributo in più alla ceramica a diventare una materia sempre più interessante, sempre più moderna e attuale. Questa mostra vediamo il connubio tra formazione, design, arte e ceramica. È un connubio essenziale, vitale per la ceramica, per il museo, per la formazione. Vediamo che l'industria qui italiana ha colto l'importanza di chiamare anche grandi designer internazionali, e il fatto che un museo si apra alla produzione contemporanea, alla produzione seriale e industriale, è molto importante. La presenza dell'ISIA, che mi onoro di rappresentare, segna proprio anche questo legame importantissimo tra ricerca, che è alla base appunto della formazione superiore universitaria, e il museo, che diventa ente di ricerca, e al tempo stesso la grande industria, che senza ricerca non fa innovazione. Abbiamo mission differenti, ma che devono assolutamente compenetrarsi per assicurare un futuro di bellezza
e di centralità del design all'Italia.